Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video. Per chi non mi conoscesse invece, fosse capitato sul mio canale un po' così per caso, io mi presento, sono Roberta, questo è il mio canale e benvenuti a tutti. Mi raccomando ragazzi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e cliccare sulla campanella per non perdervi tutti i prossimi video e di seguirmi anche su Instagram perché nelle mie stories pubblicherò sempre aggiornamenti e novità in tempo reale. Vi lascio qui in sovraimpressione il nome del mio profilo Instagram. Allora ragazzi, siamo tornati con un video haul, vi avevo anticipato nel video precedente. Che appunto sarei tornata con un video haul transitional, quindi dall'inverno a primavera e forse anche qualcosa di, sì, qualcosa di estivo anche c'è. E nulla, quindi bando alle ciance e cominciamo. Allora, ovviamente questo è tutto un haul Zara, ragazzi, che novità direte voi. Allora, cominciamo con sempre uno shopping online, perché io mi trovo molto bene e vi arrivano le cose sempre super nuove. Diciamo imballate tutto quanto, quindi insomma preferisco soprattutto per le scarpe, vi arriva il sacchettino e tutto quanto. Allora, quindi cominciamo proprio dalle scarpe. Allora, mi sono innamorata di questi Camperos, sapete che io ho la passione per i Camperos. Mi sono innamorata appunto di questi Camperos qui. Sono tutti in pelle, questa è pelle appunto normale, questa è scamosciata. Mi piace questa, diciamo, questo bicolor, questo, sì, questo doppio colore. Mi piace tantissimo la forma, il tacco è super comodo e anche, diciamo, l'altezza del gambale, il taglio slancia veramente tantissimo. Questo anche con un jeans aderente o con un leggings, insomma, vi slancia veramente la gamba perché questo spacco qui e l'altezza giusta, diciamo, dello stivale slancia tantissimo la gamba e quindi lo adoro. Ovviamente il Camperos per me l'ideale è sempre sotto gonne e vestitini. Sapete che il mio outfit ideale comunque primaverile è sempre un vestitino con un chiodo di pelle o un giubbino in jeans e i Camperos, cioè sono proprio io, è il mio stile, quindi insomma io amo i Camperos e quindi niente, questi qui sono stupendi. Mi piace anche il fatto del bicolore perché appunto li potete abbinare sia con outfit con colori diciamo neutro con i marroni sia con i neri, quindi niente, li ho adorati. Questi qui ho preso un 39 perché io ho un 37, anche 30, cioè ho 38 a volte di sandali, di alcune scarpe anche 37, 37 e mezzo, però quando c'è uno stivale prendo sempre un numero in più, quindi io qualunque stivale compro lo prendo 39, cioè un numero in più e mi trovo bene così. Questi qui, ragazzi, non ricordo il prezzo perché li ho già indossati. Comunque, nel caso, vi lascio nell'info box appunto la notizia. Poi passiamo al secondo paio di scarpe. Vedete che sacchettino, insomma, arrivano. Sono più, diciamo, riservate, ecco, rispetto a quelli in negozio, magari le provano tutti, insomma, io sono un po' fissata su certe cose. Comunque, ho preso delle sling in cavallino stampa leopard. Mi piacciono tantissimo, ragazzi, sapete che le sling sono la mia passione, cioè io le amo, le adoro, le metto anche in inverno, anche se sono aperte dietro, non mi interessa. E queste le adoro, sotto i jeans mi fanno impazzire. Cioè, sotto i jeans ho anche i pantaloni un po' corti alla caviglia. Io, ad esempio, mi trovo benissimo con i jeans mini flare di Zara, ce li ho praticamente in tutti i colori: jeans chiaro, jeans scuro, bianco, grigio, ce li ho veramente in tutti i colori perché li amo. Vestono bene, sono corti alla caviglia, quindi diciamo, sia con una sneaker, sia con uno stivaletto, sia anche con una sling, stanno benissimo. E quindi niente, insomma, queste le sfrutto, cioè le sling le sfrutto tantissimo. Mi è dispiaciuto, non so se vi ricordate, acquistati gli stivaletti così in cavallino leopardato che poi ho venduto su Vinted perché erano stretti, effettivamente erano 37, mi ci voleva 38, forse di quel modello anche 39 perché erano veramente molto stretti, ho dovuto appunto venderli, erano super nuovi, mai messi e mi era dispiaciuto perché mi piacevano tanto. Poi ne ho comprato un altro paio, però erano in suede, non in cavallino e quindi mi era rimasto un po' qui diciamo il cavallino leopardato, quindi ho trovato queste sling e insomma mi sono piaciute molto. E di queste infatti ho preso 38 perché di scarpe normali insomma porto il 38. Queste costano 59,95-60 euro perché comunque sono in cavallino, il cavallino costa ragazzi, quindi sling. Poi diciamo che ultimamente ho la passione per le gonne midi, già ne ho comprato una questa primavera-estate, se ricordate, è una gonna midi in jeans, però jeans chiaro, molto molto bella con lo spacco davanti, strafiga. E niente, quindi ne ho presa un'altra però in nero, quindi più mettibile anche
in questi periodi, quindi che non è ancora estate o non ancora super primavera, insomma, perché il jeans così chiaro come appunto la mia gonna non lo trovo adatto per questi tempi, magari proprio più in primavera inoltrata. E invece questo qui in nero, ovviamente la potete sfruttare un po' tutto l'anno. E niente, quindi ho preso questa gonna, appunto jeans vita alta, vita super alta, midi. Una pencil skirt, insomma, così, anche questa ha lo spacco davanti, così, e poi finisce con l'orlo a vivo, così il taglio a vivo. Mi piace da morire, è stupenda, veste benissimo. Sono andata un po' in fissa con queste gonne perché trovo che mi donino, che siano molto adatte per figure come la mia, un po' clessidra, sicuramente con i fianchi un po' più generosi, quindi insomma più mediterranei. Fisici più mediterranei e quindi insomma trovo che siano super femminili, stanno bene, valorizzano, slanciano e quindi insomma quando si può ragazzi bisogna sempre cercare di valorizzarsi e di aiutarsi per vedersi meglio e niente, la trovo veramente un capo, trovo che sia un capo molto molto femminile e sensuale quindi e soprattutto molto sfruttabile perché questo lo potete mettere appunto con i camperos come vi ho fatto vedere prima, con un paio di sling leopardate appunto come vi ho fatto vedere prima, quindi la potete abbinare sia in maniera un po' più diciamo sportiva con dei camperos, appunto un maglioncino, oppure con delle sling leopardate, una blusa o una camicia, insomma, in seta. Quindi è veramente super, super, super sfruttabile. E niente, questa qui, allora, di questo ho preso una taglia M e l'ho pagata 29,95. Quindi, gonnellina. Poi ho preso delle canotte basiche. Vi ricordate l'anno scorso, cioè quest'estate, presi appunto quelle canottine in raso, in simil raso, molto scollate, tutte quante mi avevate chiesto ed erano sold out. Ragazzi, correte, affrettatevi perché le hanno rifatte. Perché Zara, quando per fortuna, quando una cosa va bene, un capo basico va bene, lo rifà, diventa un continuativo. E in più hanno aggiunto un colore. Quindi l'anno scorso io avevo preso la bianca e la nera, quest'anno ho preso questa qui, color mocha. Tra un mocha, un marrone, un bronzo, molto molto bella, secondo me molto chic anche con l'abbronzatura. E sono queste qui, queste canotte qui, ragazze. Cioè, io le ho adorate, le ho strausate, sia la bianca che la nera. Quindi l'ho presa anche in questo colore, sempre una taglia M19,95. E ne ho presa un'altra bianca perché veramente le ho talmente usate che comunque una canotta bianca è sempre un capo basico, un capo che mettete, quindi magari una va a lavare e l'altra, insomma, potete dargli il cambio perché veramente la canotta è bianca, non lo so, cioè, ho deciso di prenderne quindi un'altra anche in bianco. Questa quindi la trovate bianca, nera e questo fango, insomma, quindi super consigliate. Poi ho preso una canottina che mi è piaciuta tantissimo, questa la fanno sia in nero che in grigio, ma mi è piaciuta molto nera perché il grigio che hanno fatto è un grigio un po' triste, un po' grigio topo, quindi insomma l'ho preferita nera perché questa anche trovo sia un capo super super versatile, la potete mettere sia in maniera un po' più elegantina con una gonnellina o con un jeans e un tacco, sia anche in maniera più sportiva, perché vedete ha questo gioco di appunto come se fosse un punto a giorno, così con questi disegni a rombi, non lo so, mi piace tantissimo, scollo all'americana, così molto molto carina. Questa qui, di questa ho preso una taglia M e questa costa 17,95. Eccola qui. Poi ho preso un completo, diciamo che sì, nasce come completo secondo me perché sono della stessa maglia, stesso colore, eccetera. E insomma, sì, le potete comprare anche separati, però mi piaceva molto il completo. E questo forse sicuramente è un qualcosa di sì. Sicuramente più estivo, non tanto per la maglia quanto per il vestito. Allora ho preso la maglia, questa qui in color oro, è fatta così, diciamo, questa è la parte, cioè può andare in tutti e due versi, cioè questa potete renderla sia parte davanti sia parte dietro e poi dall'altro lato che idem può essere resa parte davanti o parte dietro, vedete tutta aperta, fatta così. Questa è molto bella, insomma, è tutta traforata, quindi veramente per periodi comunque sicuramente quando fa più caldo la potete mettere appunto sia con questa scollatura in avanti con un top a fascia sotto oppure con tutta la schiena scoperta quindi questa va sulla schiena e la parte davanti accollata anche su un jeans, un sandalo insomma una serata di primavera, d'estate insomma più fresca mi piace tantissimo questo qui di questo ho preso una taglia M e l'ho pagato 45,95 e appunto abbinato
Cioè, questo oltre a metterlo spezzato su un jeans, su un pantalone, uno short e quant'altro, in realtà io l'avevo pensato col suo vestito abbinato che vi lascio qui da qualche parte perché in nessun negozio di Milano c'era e online anche non c'era. Avevo visto che era disponibile uno a Napoli, quindi me lo sono fatto prendere da mia madre. Quindi quando mia madre salirà a breve, penso, insomma, tra qualche settimana, me lo porterà, tanto insomma non c'è fretta perché è praticamente, come vedete, come avete visto, un abito completamente traforato. Quindi niente, non ho fretta e quindi ho voluto prendere questo completo. Secondo me molto molto elegante, non so in che occasione poterlo mettere, però sicuramente lo metterò. E poi quest'altra cosa anche che è estiva, questo toppino, non lo so, mi piaceva, l'avevo immaginato appunto su uno short in jeans, questo top un po' crochet, vedete così di filo, giro maniche, panna, molto molto carino, non lo so, mi è piaciuto, sapete quei colpi di fulmine, per cose semplici, subito, non lo so, mi ha messo proprio voglia d'estate, mi ha fatto venire in mente proprio una serata al mare, un pomeriggio al mare, così uno short in jeans, no, mi ha ricordato l'estate, quindi l'ho preso. Cioè, insomma, i processi mentali poi sono strani, sapete? E niente, di questo ho preso una taglia M e l'ho pagato 17,95. Poi vi mostro ora queste due cose che sono sicuramente primaverili, che in realtà però ho preso durante i saldi invernali, però sono cose primaverili barra estive, quindi ve le mostro in coerenza appunto in questo haul. Allora, vi faccio vedere prima questo blazer qui, che è praticamente così, vedete, in pizzo color fucsia, e questo qui, qui c'è il prezzo pieno, non c'è il prezzo scontato perché l'ho preso ovviamente online. Questa è una taglia M, costava 69,95, ma io l'ho pagato tipo la metà, insomma, c'erano i saldi, quindi l'ho pagato sì sui 30, 39, 40, una roba del genere. Niente, mi piaceva molto perché questo è carino, insomma, anche su un outfit, sia su un jeans, sia anche su un outfit scuro, che spezza un po', non lo so, insomma, ho pensato che fosse carino, era in saldi e l'ho preso. E poi invece mi sono proprio innamorata di quest'altra giacca, questa è veramente super super primaverile, ma primavera proprio, diciamo, estrema. E mi piace tantissimo, mi sono innamorata prima di tutto della fantasia e dei colori e poi soprattutto della cinta, della fusciacca, perché questo è un blazer che porta, vedete, la sua fusciacca è cucita dietro, quindi abbinata. E a me piace tantissimo il blazer con la cintura, quindi non lo so. L'ho adorata, mi ha fatto impazzire la fantasia, i colori e soprattutto questa fusciacca in vita, questa cinta in vita. Quindi questo, non lo so, anche con un semplice jeans e un bel sandalo elegante, secondo me. Ok ragazzi, allora sono andata a fare altro shopping e quindi volevo unire anche queste cosine, queste altre cosine che ho preso da Zara. Sembrano due momenti dell'anno diversi, ma in realtà, cioè, l'ho girato ieri, anzi l'altro ieri, il video, appunto, l'altra metà del video, e questo dopo 2 giorni io sto a mezze maniche, ragazzi, oggi non lo so, cioè, c'è un caldo pazzesco qui a Milano, quindi ho approfittato, è sabato, è una bellissima giornata di sole, insomma, ho approfittato a fare una passeggiata e quindi sono andata da Zara e ho fatto altri danni. Quindi volevo farvi vedere quindi queste altre cosine che ho preso. Allora, vi ho parlato appunto dei mini flare, sono appunto questi qui, l'ho preso anche in grigio scuro, so che questo in realtà è un po' più invernale che primaverile, cioè non si va tanto incontro alla primavera, però in realtà io già ce l'ho grigio chiaro e quindi diciamo che al momento, cioè il grigio chiaro magari lo metto più in là e invece questo grigio scuro, non lo so, non lo facevano prima, quindi insomma l'ho preso ora e che mi sembra più adatto ancora insomma a questi tempi. E questo appunto è il mini flare di cui vi parlo, che ho in tutti i colori, cioè io lo amo perché è un po' a campana, diciamo, crop alla caviglia, ha il bordo così un po' sfrangiato, vita alta. Ragazzi, io lo consiglio veramente a tutti questo jeans, penso l'ho fatto comprare a tutte le mie amiche, anche a mia madre, cioè
È veramente pazzesco, quindi ve lo super consiglio. Di questi qui poi la cosa che amo è che riesco a prendere sempre una 38, cioè una 42, nonostante sia aumentata di tanti chili. Quindi qualunque sia il mio peso, magra, media, grassa, questi jeans mi vanno sempre perché sono elastici, sono super morbidi, super comodi, quindi hanno una vestibilità fantastica. Quindi ragazzi, veramente super 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 consigliati. Poi continuiamo invece con le cose primaverili. Appunto, ho preso questo vestitino, mi piaceva tantissimo il colore. Io amo molto i verdi, soprattutto il verde militare. Ultimamente mi sta piacendo molto anche il marrone. Infatti avevo visto anche un abito lungo con la cintura marrone, molto bello, però mi sembrava molto molto largo, molto ampio. Cioè, è vero che ho provato una M, probabilmente devo provare una S, però non lo so, devo capire. C'era comunque un sacco di folla, quindi ragazzi non mi andava di riprovare cose, quindi magari poi tornerò per un altro giro. E niente, quindi ho preso questo qui, tipo sangallo, verde militare, corto, con le maniche così un po' a tre quarti. Questi qui sono super comodi perché, cioè, io li sfrutto tantissimo quando non so cosa mettere, anche e soprattutto quando appunto avete preso un po' di chili, questi sono belli larghi. E niente, con un bel camperos sotto, un chiodo di pelle, un giubbino in jeans e via. Quindi mi risolvono praticamente la vita. Di questo ho preso una taglia S, perché questi qui appunto sono molto abbondanti. E l'ho pagato 39,95. Poi ho preso un abitino a tubino, molto stretch, diciamo, in questo tessuto tipo maglia. Mi è piaciuto moltissimo. Vabbè, a parte che io amo le righe, le amo, le adoro, e poi le righe verticali, diciamo, non ingrassano. Cioè, come la maggior parte delle persone crede che le righe verticali dimagriscano e le linee orizzontali ingrassino, è praticamente l'opposto. Cioè, le linee verticali vi fanno giganti, cioè veramente se le può permettere solo una super magra, perché le righe verticali ingrossano da morire, da morire. Se non mi credete, googlate e vedete se non è la verità. Invece quelle orizzontali no, hanno un effetto ottico, insomma, piacevole, non ingrassano. E niente, questo è un tubino che arriva a metà polpaccio. Mi piacciono molto queste lunghezze midi, le sto apprezzando molto ultimamente. Mi piace molto lo scalo all'americana, e poi dietro la chicca è che ha tutta la schiena scoperta, quindi è molto carino questo per uscire una sera, appunto sempre per i mezzi tempi, con un, diciamo, un sandalo nero, anche uno stivaletto nero e un chiodo nero di pelle. Insomma, non lo so, lo trovo carino, femminile, pratico e comodo, quindi insomma mi è piaciuto molto. Di questo ho preso una taglia M e l'ho pagato 25,95. Poi ho preso due pantaloni wide leg perché ragazzi, io non, ovviamente non mi entrano i miei, quindi diciamo per arrangiare questo periodo, perché sono andata dalla nutrizionista, quindi insomma adesso vediamo di rientrare nei pantaloni. Però diciamo al momento mi servivano dei pantaloni wide leg. Ne ho preso un paio neri, un paio panna, quelli lì che ho preso da poco da COS erano in lana, quindi insomma io questi li ho pensati appunto proprio per questi periodi, per andare incontro alla primavera, perché sono un po' più, sono leggerini, insomma sono morbidi, comodi. E l'ho preso appunto sia nero, un semplicissimo wide leg. Poi vestono veramente molto molto bene questi qui di Zara, e l'ho preso uguale anche in color panna. Sono comodi per andare al lavoro tutti i giorni, mi piacciono molto con le sneakers sotto, e insomma messi così, molto casual, vediamo. E poi questo qui color panna, stesso modello, vedete, super super flattering, comodo, fresco, insomma veramente lo potete utilizzare primavera, estate, insomma in città. E di questi ho preso una taglia M e li ho pagati 29,95. E niente ragazzi, quindi anche per oggi il video finisce qui. Questo era il mio video haul transitional, quindi dall'inverno alla primavera. Fatemi sapere se vi è piaciuto qualcosa, spero che vi sia stato utile, che vi abbia ispirato come sempre. Se è così, fatemelo sapere qui nei commenti. E niente, io vi saluto, vi mando un super mega bacio come sempre, ci vediamo al prossimo video che sarà, credo, un video vlog.